Sono due a favore e due contro. Grazie, Presidente. Io mi limiterò... Scusate, fatemi seguire, siamo all'inizio della discussione di questo disegno di legge. Io mi limiterò alla questione pregiudiziale, senza affrontare nessun aspetto politico. Allora, il documento che ha depositato il collega Greco parte dalla legittima considerazione che la gestione del servizio idrico e le modalità di affidamento afferiscono alla competenza esclusiva dello Stato. È la Costituzione che lo dice, il secondo comma dell'articolo 117. Questa considerazione, corretta in via di principio, non esime comunque la Regione dal predisporre un sistema di norme che sia finalizzato ad individuare il servizio idrico regionale, stante l'articolo 7 del decreto legge 133, lo Sblocca Italia, che impone, anzi che imponeva il 31 dicembre 2014, di individuare i soggetti gestori degli ambiti. Come sapete, questo termine si è protratto oltre il limite massimo, per questo motivo è stata depositata una diffida da adempiere che indica in 90 giorni il termine per appunto adoperarsi affinché vengano individuati i soggetti d'ambito del servizio idrico integrato, pena chiaramente il commissariamento. Appare appena il caso di ricordare che la Regione Siciliana gode di autonomia legislativa in materia di acque pubbliche, è l'articolo 14 dello Statuto che lo ricorda, e che altre regioni dotate del medesimo privilegio statutario si sono già dotate di strumenti legislativi, delle volte anche al limite del riparto di competenza, senza che in alcuni casi abbiano subito censure da parte della Corte Costituzionale. Entriamo nel merito del documento che ha depositato il collega. Allora, il primo rilievo che viene posto è sulla rilevanza economica del servizio idrico. Ora, nella precedente formulazione, l'articolo 1 del disegno di legge 455 conteneva le parole «privo di rilevanza economica». Successivamente, a seguito delle critiche che sono state sollevate dal Servizio Studi dell'ARS con la nota del 14 luglio del 2015, la Commissione ha opportunamente sostituito questa frase con le parole «non assoggettabile a finalità lucrative». È chiaro quindi che il primo rilievo che pone il collega Greco è privo di fondamento, perché il documento che oggi stiamo esaminando non contiene più quella formulazione. È appena il caso di ricordare che la nuova formulazione non solo è in linea con il dettato normativo nazionale, ma lo è anche con l'esito referendario del 2011, dove i cittadini italiani si sono pronunciati per una gestione del servizio idrico che sia pubblica. La non assoggettabilità a finalità lucrative permette di sottrarre il servizio a logiche di mercato e, parallelamente, a scongiurare il rischio di ingiustificati profitti che poco si legherebbero con il concetto di bene comune. In più, ad adiuvandum, ricordo che la legge regionale del Lazio si è già dotata di questo articolato, legge regionale che in questo momento è sub iudice dinanzi alla Corte Costituzionale, ma non relativamente a questo punto che oggi stiamo discutendo. Per cui il rilievo sulla non... che cosa? No, se il collega Greco si documentasse, diciamo, con più attenzione, si renderebbe conto che l'impugnativa del Governo nazionale è relativa a un'altra parte della legge regionale del Lazio. E mi dispiace specificare questo passaggio, che tra l'altro viene anche indicato dal Servizio Studi dell'ARS nei rilievi che vengono documentati dopo la seconda nota del 14 luglio. Il secondo rilievo del collega Greco è sulla tariffa. A dire del collega, secondo la normativa nazionale, la tariffa non è oggetto di determinazione da parte delle regioni. Non è così. Non è così e il rilievo appare privo di fondamento, perché l'articolo 13, se lo leggete... Presidente, però se mi disturbano mentre io discuto, cioè mantengo un po' l'ordine, grazie. L'articolo 13 del disegno di legge 455, se lo leggete, fa pieno riferimento all'articolo 154 del Codice dell'Ambiente. Tra l'altro, proprio il Servizio Studi dell'ARS, nella nota che citavamo, dice testualmente: con riferimento al sistema tariffario non sembra porre problemi di legittimità all'articolo 13. La Corte Costituzionale in due sentenze, una del 2013 e una addirittura di qualche settimana fa del 2015, la numero 143, sottolinea: la competenza regolatoria in materia di tariffe deve essere esercitata dalla Giunta nel rispetto dei principi europei, statali e vigenti.
La mia domanda adesso è: se la formulazione dell'articolo 13 riprende pedissequamente il dettato della Corte Costituzionale, non vedo quale rilievo possa essere avanzato relativamente alla tariffa. A supporto di questa, diciamo, di questa interpretazione, due leggi, questa volta della Regione Trentino Alto Adige e della Regione Valle d'Aosta, hanno utilizzato la medesima definizione senza per questo avere subito una sentenza da parte della Corte Costituzionale. Pertanto anche il secondo rilievo si appalesa privo di fondamento. Sul terzo rilievo emerge il dubbio che il collega Greco abbia utilizzato un testo diverso da quello citato dalla Commissione, e vi dico perché. Il collega Greco sottolinea un profilo di illegittimità all'articolo 4 del disegno di legge e riporta un passaggio dell'articolo 4 che in realtà non è contenuto nel testo che in questo momento è davanti ai vostri occhi. Nella pregiudiziale la potete leggere, dice: I subambiti possono essere composti da uno o più comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale. In realtà non è così, perché se leggete la formulazione dell'articolo 6,4, vi potrete rendere conto che è quello che prevede i subambiti, vi renderete conto che il collega Greco ha utilizzato un testo diverso da quello oggetto di discussione oggi, perché non c'è il riferimento ad un comune, c'è un riferimento. Lo leggiamo per essere più corretti, ma non c'è questo rilievo, collega, giusto? Fino ad ora non c'è, l'avrebbe potuto indicare, no? È giusto? Eppure noi siamo qua. Allora, attraverso la costituzione di subambiti composti da più comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, quindi anche questo rilievo è privo di fondamento, ma non nel merito, per il semplice fatto che non esiste. Giusto? Noi siamo chiamati a votare questa pregiudiziale e non un'altra. Tutti i successivi rilievi che potranno essere sollevati saranno oggetto di una fase successiva della discussione del disegno di legge, sulla quale chiaramente saremo pronti a discutere. In questo momento i colleghi sono chiamati a votare queste quattro pagine depositate dal collega Greco, sulle quali ho delle riserve sul testo che ha utilizzato per formularle. Allora, il quarto rilievo è ancora peggio del terzo, perché nel quarto rilievo addirittura il collega omette completamente di indicare un passaggio della legge, del disegno di legge. Siamo al rilievo relativo al comma 4 dell'articolo 7. Allora, il collega Greco individua un profilo di legittimità costituzionale nel fatto che non viene individuato il fabbisogno di personale come criterio per il passaggio del personale dai vecchi ATO ai nuovi ATO. Anche in questo caso basta leggere il documento depositato in aula per vedere che in realtà la dizione che utilizza il comma 4 dell'articolo 7 è la seguente: al personale delle società affidatarie del servizio idrico integrato che hanno cessato attività al 31 dicembre 2014 si applica, sussistendo le condizioni e verificato il fabbisogno, quanto previsto dall'articolo 173 del decreto legislativo 152. Quindi anche questo passaggio è privo di fondamento, perché di fatto non esiste nel testo che la Commissione ha esitato. Diciamo che l'ultimo rilievo che mette una pietra tombale sul dubbio atavico che ci portiamo avanti, cioè se il collega Greco ha utilizzato il testo giusto per scrivere la pregiudiziale, lo riceviamo nel momento in cui leggiamo il quinto ed ultimo rilievo, che è relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato. Ora, il dubbio in questo caso diventa ancora più preoccupante nel momento in cui l'articolo 9,3 è il frutto di un emendamento che è stato elaborato in Commissione Bilancio e, se non ricordo male, era presente pure il collega Greco. Ciò nonostante, nella pregiudiziale che voi trovate di fronte ai vostri occhi, il collega cita un passaggio che non esiste nel testo di legge, che è diametralmente opposto a quello che poi sarà frutto dell'emendamento che verrà votato in Commissione Bilancio, proposto dalla Commissione Ambiente, scritto alla Commissione Bilancio. Nella pregiudiziale si legge, lui cita appunto una parte del disegno di legge: i contratti a tempo determinato stipulati dalle ex ATO continuano fino alla scadenza presso le medesime ATO in liquidazione e si rinnovano fino alla chiusura delle liquidazioni. Ora, io non riesco a trovare la parte in cui il collega abbia potuto leggere questo passaggio,
Perché se voi leggete l'articolo 9,3 troviamo una, diciamo, uno sviluppo che è completamente differente, cioè i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere presso le forme di cooperazione di cui l'articolo 1 del DPR 7 agosto 2001 alla data del 31 dicembre 2012 continuano con l'assemblea territoriale idrica di cui l'articolo 5, diciamo che si appalesa con, io non l'ho interrotta, onorevole Greco, articolo 9,3, ma è diverso da quello che è scritto nella pregiudiziale. No, sì. Vabbè, lo leggiamo. No, non è questo. Federici, non vado avanti, non... No, perché... Allora, Presidente, va bene, andiamo avanti. Dico, cioè, no, però, il dono della lettura, dovremmo averlo tutti, è la quarta pagina della pregiudiziale che è difforme dall'articolo 9,3. Ed è chiaro che stiamo parlando di un documento diverso. Quindi... Alla luce del fatto che noi oggi siamo chiamati, al di là delle questioni costituzionali e non che potrebbero sollevarsi sul disegno di legge, noi oggi siamo chiamati a votare una pregiudiziale che di fatto è stata costruita su un testo inesistente, perché tutti i punti che sono stati sollevati, basta leggere la pregiudiziale e il disegno di legge 455, dimostrano che in realtà il documento che dobbiamo votare è diametralmente opposto a quello che è il disegno di legge 455. Io in chiusura mi permetto di ricordare che l'istruttoria su questo testo va avanti dal 29 dicembre 2012 ed è stato interrotto per ben due volte da due cambi di assessori, da un dibattito che si è inserito all'interno del decreto legge Sblocca Italia. Un dibattito all'interno del quale hanno partecipato attivamente i membri della Commissione, all'interno dei quali i membri dei forum dei movimenti per l'acqua hanno dato il loro apporto cercando di calare quelli che sono i principi contenuti nei testi di iniziativa popolare, e mi sembra davvero offensivo per i lavori della Commissione che venga depositato un documento che non trova alcun fondamento con quelli che sono i lavori che oggi noi dobbiamo discutere. Infine, e mi permetto... Sì, e concludo, non è concludo. Questo, io appunto non volevo le intervenire con la Presidente concludo, della Commissione, si mantenga, cioè il collega ha presentato una pregiudiziale. Concludo. Allora, io concludo soltanto ricordando un passaggio, noi stiamo dissertando in questo momento sul modello idrico da fornire alla Sicilia, quando in realtà i siciliani l'hanno scelto diversi anni fa. 35.000 firme raccolte per il referendum e 150.000 delibere consiliari hanno già deciso che in Sicilia il servizio deve essere pubblico. Onorevole Trezzino, lei si deve attenere... No, grazie. Mi scusi. Okay. Ora faccio riga. Lei è il Presidente della Commissione. Difatti non c'era motivo che lei intervenisse.